La scuola che accoglie, dunque, come deve essere la scuola che la nostra stessa normativa tenta di mettere in luce affinché possa veramente essere in grado di accogliere tutti, garantendo i diritti e allo stesso tempo esigendo anche i doveri. Prima di tutto si parla di un buon dirigente scolastico, come un buon direttore d'orchestra, affinché tutti gli strumenti suonino all'unisono, ci deve essere un direttore che li sappia far suonare insieme. Quindi che prima di tutto sia informato sulla normativa, sulle modalità, sui metodi da applicare e da far applicare al suo personale. Gli insegnanti di sostegno che devono essere formati o comunque messi nelle condizioni di poter fare. Tutti gli insegnanti di classe, perché le uniche disabilità non sono degli insegnanti di sostegno, ma sono di tutti i docenti curricolari, al pari degli altri alunni. Tant'è che si dice sempre che l'insegnante di sostegno è la classe, non al bambino. Poi chiaramente l'intervento è individualizzato e c'è la figura di riferimento, il docente di sostegno che dovrebbe coordinare il lavoro anche in classe, sia quello ordinario, diciamo, didattico ministeriale, ma anche quello che riguarda le attività formative più ampie, non solo della classe, ma della scuola. I collaboratori scolastici, quindi il cosiddetto personale ATA che deve essere formato, e perché no, intervenire anche nel PEI, perché nel momento in cui si viene affidata una mansione così importante, così delicata, così essenziale come l'assistente igienica, senza la quale i bambini non potrebbero neanche frequentare le scuole, perché no, se non potessero accedere al bagno, essere assistiti a livello personale, a livello di bisogno primario, non possono neanche frequentare serenamente le lezioni, una condizione serena di classe proprio. Per cui i collaboratori scolastici noi invitiamo sempre tutti a farli, diciamo, partecipare anche nei PEI, perché così entrano più nel vivo proprio di quella persona e possono offrire anche il loro contributo specifico. Gli assistenti autonomi della comunicazione, che assolutamente devono collaborare, ma non sono sostitutivi né degli insegnanti di sostegno né delle altre figure, collaborano attraverso il loro ruolo specifico. E quindi intervengono e partecipano nei PEI, perché per quello che dicevamo prima, cioè perché tutti devono utilizzare un metodo unico e univoco nell'interesse di quella persona, non deve essere disorientata da più interventi diversi che arrivano da più parti, ma l'intervento deve essere unico, quindi tutti devono confluire in quell'intervento, ciascuno per il pezzo che può fare. La classe deve essere adeguata in base al numero, il numero degli alunni per classe. Purtroppo anche qui c'è stata una battaglia fortissima a livello ministeriale, perché tre anni fa fu abolito il numero massimo di alunni per classe. Noi siamo riusciti a far introdurre un'ulteriore circolare che è valida anche a livello di legge, lo dico anche per esempio a livello di denunce poi che possono essere portate avanti sulla sicurezza nelle classi, che il numero proprio di classe nel momento in cui è presente un alunno con disabilità non può essere superiore a 25, e quando sono due di cui solo uno grave 22-20. Questo era stato abolito perché purtroppo ci fu una, nella realtà non sempre è così, però questa è la regola per poter lavorare bene. Però il numero era stato individuato anche per non solo per quelli che sono i dettami sulla sicurezza nelle classi, c'è appunto ha dei parametri particolari che sono stati visti anche per dire insieme ai vigili del fuoco rispetto ai metri, alla cubatura d'aria, eccetera, eccetera. Chiaramente noi facciamo un discorso di qualità a livello di lavoro, più la classe è numerosa, più si lavora, perché non si può avere un occhio di riguardo per ciascuno, soprattutto oggi quando le nostre classi sono così variegate, perché non c'è solo il lavoro con disabilità, ma ci sono gli alunni che hanno bisogno educativi speciali, che siano essi di tipo di disagio sociale, piuttosto che tutta quella vasta gamma di disturbi dell'apprendimento così diversificati, che meritano ciascuno la sua importanza, ciascuno la sua attenzione. Quindi classi meno numerose per poter lavorare meglio.
gli arredi scolastici, anche qui legati sempre alle barriere architettoniche, ma anche i banchi, le sedie, la posizione dei banchi, la luce, dico anche proprio le, mi viene, adesso vi faccio un esempio per capire, le cosiddette luci dell'aula. Avevamo una nostra socia, proprio dall'altro del territorio di Iglesia, con autismo, non riusciva ad entrare nella classe, quindi si attribuiva questo suo rifiuto proprio appena si avvicinava alla soglia dell'aula al fatto che comunque fosse autistica, quindi problematica, quindi mettesse in atto tutta una serie di azioni stereotipate in quanto legate alla sua patologia. Mentre con l'intervento delle famiglie, degli specialisti che l'hanno seguita, si è capito che la bambina che ha un iperudito, l'autismo porta davvero un'ipersensibilità, non solo uditiva ma anche tattile, sensitiva, particolare, quindi non è che loro magari non vogliono essere abbracciati o accarezzati, semplicemente percepiscono nei loro sensi quel tipo di attenzione in maniera molto forte rispetto invece alla nostra pelle, semplicemente, no? Quindi quelle difficoltà che avvertiva quella bambina con autismo che non riusciva neanche ad andare in classe erano date da un sottilissimo rumore che emettevano le luci del neon, e per noi non ci disturba, neanche lo percepiamo, però per chi ha una difficoltà di tipo neurologico sensoriale, riuscire ad organizzare la marea degli stimoli che arrivano, visivi, visivi, tattili, diventa veramente difficile, proprio perché riguarda una difficoltà, un diverso modo di organizzare il proprio cervello, gli stimoli che arrivano e dunque anche la risposta agli stessi stimoli. Questo è molto importante se noi riusciamo a tenerne conto, il modo in cui noi abbiamo un rapporto con l'ambiente esterno, quindi con le persone, ma anche con l'ambiente esterno, il modo in cui il nostro cervello riesce ad elaborare queste informazioni e il modo in cui poi le mette in atto attraverso le azioni. Le azioni che metteva in atto questa bambina erano chiaramente di disturbo, per cui con la scuola, insieme alla famiglia, si è intervenuto sulla struttura dell'aula, cambiando le luci, migliorando la disposizione dell'aula, quindi dei banchi, attribuendo a lei anche alcuni tra gli alunni che erano più calmi, che parlavano magari più a voce bassa e che quindi avevano tutta una serie di accorgimenti, e la bambina è entrata in classe. Quindi a volte le difficoltà, anzi la maggior parte delle volte, non sono nelle persone in quanto hanno quella patologia, ma semplicemente nell'ambiente esterno che diciamo mette, che crea l'handicap. Quindi non è la disabilità che crea l'handicap, ma è la situazione. Quindi intervenire sulla situazione, visto che si può, ci aiuta anche a migliorare l'accoglienza e quindi migliorare l'adeguatezza per quella persona. Questo è giusto un esempio per capire come si può intervenire, no? In tanti modi, se solo si riesce a mettersi dal punto di vista delle persone. E infine, ma non ultimi, chiaramente i materiali didattici. Per queste ultime, gli arredi scolastici e i materiali didattici, ricordiamoci che non è solo la scuola che deve intervenire anche a livello finanziario, perché la responsabilità e la competenza è sia del comune per quanto riguarda i materiali didattici, una vecchia legge regionale ma che è rimasta in angelo, la 34 dell'81, mentre per gli arredi scolastici interviene l'ASL, perché sono strumenti e sono quasi degli ausili proprio protesici, per cui devono essere forniti dall'ASL e poi rimangono in circolo in utilizzo da parte delle scuole, nei cosiddetti CTS, centri territoriali scolastici di riferimento, che praticamente, io non so adesso nel vostro territorio quale sia il CTS individuato, ma c'è in tutti i territori, e quelle risultano scuole, centri in cui ad esempio tutti i vari arredi scolastici, materiali didattici, anche di computer, tastiere, libri particolari, vengono appunto raccolti dalla scuola, catalogati e messi a disposizione, anche se già utilizzati da altri bambini che poi sono usciti da quel ciclo scolastico e quindi non ne usufruiscono più, che vengono messi nuovamente in circolo per altre scuole che ne devono fare richiesta, per cui sono tutti diciamo acquisti che sono investimenti in realtà, perché si acquistano non solo per Francesca, ma per Francesca.
Francesca, Marco e Giovanna, che diciamo nei loro percorsi scolastici ne possono avere, ne possono aver bisogno. Andiamo avanti. Sempre all'interno dell'accordo di programma, noi abbiamo cercato di fare sia un ordine della normativa rispetto alle competenze e compiti delle diverse istituzioni che intervengono nel percorso di inclusione scolastica, ma abbiamo tentato di fornire anche degli strumenti pratici, individuando un modello di PEI, quindi di piano educativo individualizzato, un modello di diagnosi funzionale e un modello di viene chiamato foglio, diciamo, il vecchio portfolio dell'alunno, no? Le caratteristiche di quelle che sono le necessità, i bisogni, ma anche il servizio di cui già usufruisce l'alunno, che sono molto utili in particolare nei passaggi di ciclo scolastici, cioè quando una scuola deve accompagnare, diciamo, l'uscita dell'alunno anche con tutta una serie di materiali, di strumenti che poi l'altra scuola dovrà recepire per sapere chi sta accogliendo, no? Quindi tutte quelle informazioni che la scuola che saluta l'alunno può fornire alla nuova scuola sono importantissimi. Il modello di PEI è stato aggiornato tra l'altro un anno fa grazie anche alla collaborazione con diversi insegnanti di tutto il territorio della provincia di Cagliari delle scuole di ogni ordine e grado. E oggi abbiamo elaborato un modello di PEI per la scuola dell'infanzia primaria, un modello di PEI per la scuola di primo grado e un modello di PEI per la scuola superiore, proprio perché ogni grado di scuola implica delle esigenze e anche delle necessità, tutto dal punto di vista didattico rispetto ai programmi ministeriali, chiaramente differenze. Però tutti con un unico filo conduttore, che è quello di valorizzare le potenzialità dell'alunno e di mettere in gioco la didattica speciale per quell'alunno. Io tengo sempre moltissimo a parlare di didattica speciale, non di alunni speciali, proprio perché è la didattica che deve in qualche modo adattarsi e quindi plasmarsi su quella persona, e quindi diventa speciale per quella persona, perché spesso il termine speciale attribuito appunto agli alunni con disabilità è sempre anche inconsciamente un modo per allontanarli dall'ordinarietà, no? E dagli altri compagni, mentre dobbiamo abituarci a pensare sempre di più agli strumenti che diventano speciali, no? Per le persone. Andiamo avanti. E un'altra caratteristica importante che deve essere assolutamente garantita è la cofirma e la partecipazione di tutti questi soggetti all'interno del PEI. Diversamente il PEI non avrà lunga vita, ve lo dico per esperienza, ma me lo insegnerete anche voi, che quando non si lavora insieme con i docenti di classe, con i docenti di sostegno, con gli educatori, con la famiglia, con gli specialisti che seguono l'alunno, non si riesce a produrre risultati per tutte le cose che ci siamo detti prima. Inoltre è anche una questione, badate bene, di garanzia legale, perché gli stessi tribunali, che oggi emettono tantissime sentenze in tutta Italia, anche in Sardegna noi siamo stati promotori dal 2004 e oggi abbiamo vinto oltre 500 cause che hanno assegnato gli insegnanti di sostegno con rapporto 1-1 agli alunni che hanno fatto causa. Anche la giurisprudenza conferma che il PEI è uno strumento collegiale che deve essere cofirmato pena la sua validità. Addirittura se in tribunale si arriva con documenti non appunto non elaborati insieme, non hanno un grande valore anche a livello del risultato della causa, cioè non si riesce ad ottenere per esempio il diritto ad avere un insegnante di sostegno 1-1. Noi siamo riusciti anche a far togliere quella che era una prassi che faceva sì che prima i neuropsichiatri indicassero nelle diagnosi funzionali, magari anche di una sola paginetta, si richiede il rapporto 1-1. In realtà questo tipo di rapporto deve essere deciso proprio a livello collegiale, con il dirigente scolastico, con i docenti curricolari, con l'insegnante di sostegno e con tutti gli attori che abbiamo visto prima, perché è quello il momento in cui si dice, in base alla situazione, non solo sanitaria chiaramente, ma soprattutto educativa e didattica, in base agli strumenti, in base agli obiettivi che io mi pongo da raggiungere, sia di tipo didattico ministeriale sia educativo, io ho bisogno di queste necessità, che possono essere massime con un rapporto 1-1 oppure no, dipende da quello che si chiede. Come dicevamo prima, abbiamo fatto l'inclusione anche in tribunale, purtroppo spesso, perché quando i diritti vengono negati
si ricorre a tutti i tribunali. Devo dire che quest'anno, a fronte delle 100 cause che abbiamo fatto lo scorso anno, quest'anno ce n'è stata solamente una. Questo è già un buon segnale. Vuol dire che qualcosa sta cambiando. Perché abbiamo deciso di fare di ricorrere anche ai tribunali? Io ricordo benissimo che nel 2004 ci siamo recati a Roma, proprio fisicamente, abbiamo bussato alle porte di un avvocato che si chiama Alfonso Amoroso, che prima di essere un avvocato è il padre di una bambina con autismo, che per primo fece una causa ricorrendo con gli strumenti che lui conosceva benissimo al tribunale per dire: scusate, forse c'è qualcosa che non funziona, com'è che mia figlia non viene garantito il diritto ad avere un insegnante di sostegno per tutte le ore come prevede il CEI, e invece per esempio il docente di matematica, il docente di italiano c'è per tutte le ore dall'inizio dell'anno scolastico? Che differenza c'è a livello di garanzia dei diritti? Con questo approccio si sono aperte le porte della giurisprudenza, che di fatto non ha fatto altro che confermare la normativa vigente, ovvero che si deve stilare un PEI collegiale, che i diritti vanno garantiti, che il diritto all'insegnante di sostegno per quella classe, per seguire quell'alunno e per coordinare gli interventi, è un diritto, non è un'opzione che se c'è la do oppure, e non è un diritto che può essere soggetto a restrizioni di tipo economico. Nessuna giustificazione di tipo non abbiamo soldi, non ce la facciamo, lo dico a livello proprio ministeriale, no? Tra il Ministero dell'Economia e il Ministero dell'Istruzione, non c'è giustificazione di tipo economico che giustifichi appunto il taglio rispetto a un diritto costituzionalmente garantito come quello allo studio.